Ecco, ci troviamo qui alle porte della Chiesa della Consolazione, qui accanto, dove il 5 settembre o il 6, insomma già vi aggiorno, vi annotate questa data, ci vedremo per la presentazione del libro Una gioia mai provata. Vi aspetto tutti a Roma, vi aspetto davvero tutti a Roma. Ma andiamo avanti, andiamo al motivo del nostro stare insieme, rinnovando gli auguri a chi porta il nome di Rosario o di Rosaria, che oggi è la Madonna del Rosario. Ma stasera col Vangelo ci immerge, ci tuffa, ci spinge ancora a pensare a Maria, perché domani, oggi 8 ottobre, il Vangelo ci dà una bellissima affermazione. In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Poche righe, brava gente, ma sono due sottolineature belle che si riferiscono tutte e due a Maria. Uno può sembrare Gesù che dica beato piuttosto chi ascolta, no, non mia mamma. E invece indirettamente Gesù ha elogiato la mamma Maria, perché nel dirgli il primo viene dalla gente: beato il grembo che ti ha portato, il seno che ti ha allattato, e questa è Maria. Beata lei, no? Beata tua mamma. Anzi, ai giovani io lo vorrei dire. Io dite, mamma mia, sei beata, eh? E poi l'affermazione di Gesù: beato piuttosto chi ascolta. Ebbene, la prima donna del Nuovo Testamento che ha ascoltato è proprio Maria. Quindi nel dire beato piuttosto chi ascolta, Gesù dà i due motivi, direi, della gioia, della beatitudine di Maria: una donna che ha ascoltato, una donna che lo ha partorito e allattato, cresciuto. Allora voi capite, brava gente, che è come se fossero due grandi maturità che si incrociano: la maturità umana di una donna che ha saputo crescere, allattare, accudire, prendersi cura dei suoi figli, e una donna che matura anche spiritualmente, che sa ascoltare. Perché sapete, il grado, l'attenzione, la bellezza dell'umanità, che diventa un'umanità densamente spirituale, è la capacità di ascolto. Quando una persona sa ascoltare, brava gente, ricordatevi che sta avanti, ma sta avanti di brutto, anzi di bello, direi, sta avanti di bello. La persona che sa ascoltare queste pietre, questi monumenti che stanno davanti a noi, che ci parlano di una storia. La persona che sa ascoltare sa mettersi accanto alle persone che incontra. La persona che sa ascoltare è una persona che si vuole arricchire, che sa che ha bisogno dell'altro. La persona che sa ascoltare è una persona attenta. La persona che sa ascoltare, vedete, brava gente, è anche la persona che sa pregare. Io qui ho scritto: ascoltiamo e osserviamo, custodiamo nel cuore e rendiamo azione il nostro dialogo con Gesù. Rendiamolo azione. Quando è che rendiamo azione, cioè vissuto, il nostro dialogo con Gesù? Quando lo ascoltiamo. Oggi ci troviamo di fronte ad una doppia beatitudine. Un grido di una donna parte dalla folla: beato il grembo.
Ma Gesù ci spiazza, beati piuttosto coloro che ascoltano e osservano. Partendo da questi due riferimenti, vuole ricordarci Gesù che tutto parte da una mancanza. Beati i poveri, beato chi ha sete, beato chi ha fame. Ecco, rispondere alla mancanza di qualcosa è l'obiettivo delle promesse di Dio. Quando noi avvertiamo la mancanza di qualcosa, c'è Dio che sta attuando le sue promesse nei nostri confronti, brava gente. E noi, quando avvertiamo questa mancanza, è segno evidente che stiamo cercando qualcosa, qualcuno. Un secondo aspetto delle parole di Gesù che ci rammenta invece è che si è parte del popolo di Israele, si è parte di una grande comunità. La stessa beatitudine ricorda i poveri di Dio e coloro che camminano con Lui. Gesù sottolinea come la beatitudine guarisca l'uomo. Beato è il servo di Dio. La beatitudine guarisce l'uomo, brava gente, perché beato è colui che si mette a servire, che sa servire, che ha tempo da donare. E questo è straordinario. Quando una persona è la prima serva per eccellenza, è proprio questa donna, Maria. Eccomi, sono la serva del Signore. Questo Vangelo ci mostra due facce della stessa medaglia. Viene chiamata in causa una donna che dona la vita, che porta in grembo, che allatta e dunque ci parla di una maturità umana. La maturità, l'altra maturità è quella spirituale, dove l'ascolto e osservanza camminano insieme, brava gente, camminano insieme. Ma si tratta di un insegnamento, di un'attitudine che è difficile fare propria. Sì, perché è difficile sapere ascoltare, brava gente, noi questo ce lo dobbiamo dire. Però in questo vogliamo crescere. Ci ricorda Tommaso da Celano in uno scritto parlando di Francesco, del nostro Cesco, già cambiato spiritualmente, ma senza lasciar nulla trapelare all'esterno. Francesco rinuncia a recarsi nelle Puglie e si impegna a confermare la sua volontà a quella divina. Si apparta un poco dal tumulto del mondo e dalla mercatura e cerca di custodire Gesù nell'intimità del suo cuore. Come un mercante avveduto, sottrae allo sguardo degli scettici la perla trovata e segretamente si adopera a comprarla con la vendita di tutto il resto. Bello questa sfaccettatura di Francesco, che lo fa, che lo dipinge come colui che ha trovato la perla preziosa. E quindi quando uno trova qualcosa di prezioso non gli importa niente, è un po' come il ragazzo che trova la ragazza o viceversa, la ragazza che trova il ragazzo. Quando scoppia la scintilla poi tutto diventa davvero relativo, è importante quella scintilla, brava gente. Andiamo avanti. E noi, per noi è importante questa scintilla divina, brava gente? Sì o no? Sì o no? Adesso ve lo devo chiedere. E io penso che sia importante.